Quel giorno del 1945 avevo 6 anni e 10 mesi. Ero alle scuole elementari e fino a 6 giorni prima dello scoppio della bomba la mia famiglia abitava a circa 500 metri dall'epicentro. Vicino a casa c'era un asilo dove è stato costruito un museo storico sull'evento. Le autorità locali all'epoca ci invitarono a spostarci da lì per creare un corridoio antincendio. Ci trasferimmo dunque da alcuni parenti a un paio di chilometri. I miei genitori gestivano un albergo, ma anche 2 chilometri erano troppo pochi per evitare danni. Ho riportato gravissime ustioni, ma almeno mi sono salvata. Quel trasloco provvidenziale di pochi giorni prima mi salvò la vita. Dei miei compagni invece non è rimasta nemmeno la polvere delle ossa. Quella mattina dunque alle 8:15 stavo andando a scuola. Qualcuno gridava B29! Guardai in alto e vidi una luce abbagliante, come se fossero scoppiate all'unisono migliaia di lampadine. Rimasi accecata. Tutto divenne bianco. All'improvviso mi coprii il viso, ma il braccio destro, la schiena tutta bruciava. Prima tutto bianco e poi tutto nero. Buio totale. Arrivò poi una tempesta di sabbia con un boato. Offuscò completamente il sole e il boato mi scaraventò indietro. La mia bocca era intasata di polvere, non capivo niente. Mi si gonfiava il braccio destro, un dolore enorme. Tornai indietro per rientrare a casa, ma non c'era quasi più niente. Attraverso il tetto distrutto, dopo un poco, riuscii a vedere il cielo blu. L'immagine di quello spicchio di cielo blu mi ha accompagnato come segno di speranza per tutta la vita. Ancora adesso, alla mia età, quella immagine mi dà coraggio. Oggi riesco a stare bene grazie a quell'immagine. Toshiko Tanaka, Hiroshima, 1945, per non dimenticare.